Frequentemente troverete scritto in libri o su internet che Island on Fire, ed è un errore che ho fatto anch'io, è un film che Jackie Chan ha fatto per sdebitarsi verso Jimmy Wong Yu, il re del cinema d'arti marziali pre-Bruce Lee, per via della mediazione di Wong Yu nella diatriba contrattuale mafiosa fra Jackie, che aveva rotto con la Wei, che a sua volta era legata alla triade Sun Yeon, che quindi era in pericolo di vita. Non ci torno sopra in dettaglio perché ne ho già parlato, è noioso, e quindi lui avrebbe fatto sto film per stebitarsi. In realtà non è vero, e è un errore, ripeto, che ho fatto pure io nei miei libri, credo di averla scritta questa cosa, ma a un secondo pensamento, se uno considera bene la cosa, non è vera. Per questo motivo, allora, l'intervento di Wong Yu era stato fallimentare, non aveva portato a nulla. In realtà Jackie verrà salvato dalla Golden Harvest, che sgancerà un assegno di 10 milioni di dollari di Hong Kong a Lo Wei, cioè 2 milioni di dollari americani, e la cosa finirà a tarallucci e vino. E quindi Jackie comunque, per gratitudine, girerà sì un film per Wong Yu, che era all'epoca in declino, in caduta libera, era produttore e attore, stava a Taiwan, era stato costretto ad andare a Taiwan per ovvie ragioni di mafia, perché a Hong Kong c'era l'altro mafioso Rana Shaw, e girerà Fantasy Mission Force, film del quale poi parleremo. Quindi il debito era saldato. Fantasy Mission Force era una macchietta dei 2-3 scene, però Island on Fire è un film di ben 10 anni dopo, anzi 11 anni dopo, addirittura 12 rispetto alla diatriba Jackie Chan Lo Wei. E quindi, considerando anche che l'intervento dei Wong Yu era stato fallimentare, io non credo proprio che questo film sia da attribuirsi a un debito. Il debito era già stato saldato con Fantasy Mission Force. Il fatto che in questo film ci siano quattro superstar, non solo Jackie ma anche Sammo Hung, Andy Lau e Tony Leung, fa presumere che invece siano andati perché Mamma Chiama, ve lo ricordate il capolavoro con Alberto Sordi, no? Mafioso, il titolo era mafioso, Mamma Chiama, cioè quando Mamma Chiama tu devi andare, non è che poi dite no. E questo spiega il miscasting del film, cioè gli attori presi fuori parte, contro la parte, perché è la storia di un gruppo di personaggi eterogenei, ciascuno col suo vissuto drammatico, che finiscono nel medesimo carcere di massima sicurezza, dove nel corso delle violentissime vicende tutti i luoghi comuni dei film carcerari visti prima e fatti meglio altrove, ad esempio nel film Prison on Fire, molto più bello di questo, insomma, vengono giustiziati. Poi in realtà si rivela tutta una finta esecuzione, perché loro ufficialmente morti, come in Ricercati ufficialmente morti, il film di Walter Hill superiore a questo, sono stati riciclati in una squadra della morte, in una squadra segreta, in una squadra di vigilante, che hanno il compito di attaccare un signore della droga che non si può fermare legalmente. E infatti moriranno tutti nell'azione. Fine della trama, che sembra un poliziesco all'italiana. Il film comunque c'ha i suoi momenti, è interessante perché il cast, no? Il cast che, a parte delle quattro megastar, ma chi invece conosce approfonditamente il genere, e qui mi rendo conto che siamo molti di meno perché parliamo di facce vecchie, riconosce nel film, vabbè, a parte Wong Yu, che fa il ruolo del capoccia dei carcerati, ma c'era Teddy Yip, attore e regista hongkongese, regista di tanti film, fra cui arrivato in Italia The Organization, Colpo di Morte, che trovate in rete col titolo Thunderstorm, ma anche attore in film come Prima Missione. C'era il reduce dei vecchi film taiwanesi d'arte marziali, Yi Yuen, alla sua ultima interpretazione, fa il vecchio prigioniero. C'era Ko Chan Seung, che è stato la più grande star taiwanese, fa il direttore della prigione. C'era questa attrice che mi pare si chiamasse Wong Lai, comunque poi controllo e metto il nome in didascalia, che aveva fatto un botto di film, generalmente nel ruolo di matriarca o maestra d'arti marziali, anche per gli Shaw Brothers. C'era l'amichetto intimo del cuore di e bodyguard di Jackie Chan, Ken Lo, che sta in questo film per quel motivo là, del quale Jackie dirà era più forte di Bruce Lee. Jackie ha sempre detto che Ken Lo è più forte di Bruce Lee. C'era questa amicizia fra di loro molto stretta,
molto strana, ma insomma Jackie si vede che ogni tanto era drunken pure nella vita, non solo nei film. E poi c'era Shitting Ken, questo meraviglioso stuntman qui attempato, che ci sta perché era amico di Wong Yu, che aveva lavorato da giovane invece in produzioni trash ma divertenti che tutti ricordano, cioè tutti quelli che conoscono ovviamente il cinema d'arte marziale autentico, quello d'antan, ossia Il Padrino di Hong Kong, Cin Siang, Uragano Giallo e molti altri. C'era questo signore qua, Quan Hung, maestro d'armi, irriconoscibile pure lui perché è attempato, ma se io vi mostro sta foto qua lo riconoscerete come uno dei due boxer siamesi di Con una mano di rompo con due piedi di spezzo di Wong Yu, e ce n'erano molti altri. Quindi è un film che, per quanto de serie B, è certamente male riuscito rispetto alle cose che Jackie Chan si faceva da solo, però c'ha tre motivi di interesse: il cast de star, il cast dei caratteristi, de stuntman, e poi insomma c'ha delle scene d'azione che non sono mica male. Il regista Kevin Chu Yanping aveva visto e memorizzato quelli che erano stati invece i migliori film carcerari della storia del cinema, fra i quali citiamo alla rinfusa, non in ordine cronologico, vi dico come mi vengono in mente e poi cercherò le foto, Un condannato a morte fuggito che era francese, Rivolta al blocco 11 che era americano, perché questo è il genere nel quale gli americani erano i maestri incontrastati, Fuga da Alcatraz di Don Siegel, che è il più grande film carcerario della storia del cinema, un capolavoro assoluto anche proprio del cinema tout court, L'uomo di Alcatraz con Burt Lancaster, The Criminal Code, il codice penale, con tanti attori noti, fra cui invece un caratterista all'epoca non noto che si chiamava Boris Karloff, che faceva un prigioniero pericoloso che venne notato proprio in questo film e diventò di lì a poco il mostro più pagato di Hollywood, ossia Frankenstein. E infine, siccome tutte le strade portano a Bruce Lee, se il nostro video non ci avrebbe senso, perché voi lo sapete, i video del zio Lorenzo, per quanto brutti e noiosi perché c'è solo lui che parla, gira gira vanno sempre a sbatte a Bruce Lee, e qualche nozioncina inedita la danno, perché in uno dei capolavori del cinema carcerario, Forza Bruta, Brute Force, di Don Siegel, che poi dirigerà l'altro capolavoro tanti anni dopo, Fuga da Alcatraz, in questa foto che ho trovato noterete il quarto da sinistra, cioè quello praticamente il penultimo prima di Burt Lancaster che sta a petto nudo, che era Jeff Corey. Jeff Corey era questo signore qua, grande attore, caratterista, proscritto perché è comunista, quindi per molto tempo gli fu impedito di apparire nei film, ma lui comunque si riciclò come insegnante di recitazione, ebbe alcuni tra i più grandi attori di Hollywood, e tra i suoi attori di Hollywood ebbe anche questo ragazzo qui, che andò da lui qualche mese prima di interpretare Il Calabrone Verde. Quindi Jeff Corey era l'insegnante di recitazione americano di Bruce Lee, e con questo abbiamo trovato un altro crossover fra generi e personaggi di latitudini diverse, che però non rende migliore tutta sta pappardella, non rende migliore Island on Fire, che resta comunque un film a mio avviso che va visto se siete fan di Jackie o se siete fan di Samo o degli altri due o di Wong Yu, cioè è un film che comunque ha un suo peso, non so come sia andato, con tutte queste star non dovrebbe essere andato malissimo, ma certo non è stato un successo record di incassi. Però ripeto, io non credo che Jackie l'abbia fatto per sdebitarsi per quel favore che peraltro Wong Yu tentò di fare senza successo.